E quindi invito a vedere prima tutto il percorso di questo magnifico Archeo Urban Trail, e mi fa piacere che l'idea sia venuta proprio all'associazione di atletica Sei Nicole Ferro. Continuiamo con questa cosa che mi piace. Mi fa piacere perché evidentemente è radicato in tante associazioni questa identità comunque culturale che contraddistingue la città di Segni. Ho fatto per tanti anni il conservatore e poi direttore del Museo Archeologico di Segni, un'esperienza che mi ha arricchito e che ha arricchito insieme a tutta una svariata, numerosa serie di colleghi archeologi, antropologi, studiosi, storici, la città di Segni. Se questo percorso, questo trail, oggi si può fare, è perché la città di Segni, che fino al 1990 era conosciuta soltanto per un circuito di mura, Porta Saracena, e forse sopra in alto un tempio che non si sapeva neanche a chi era, dedicato, si diceva, alla triade capitolina, beh, oggi ci abbiamo molto di più. Abbiamo molto, un patrimonio che fa invidia ai territori circostanti, un territorio che possiamo vantarci, che può competere con le più grandi e note città italiane, anche della vicina Roma, perché di essa poi e della vicina Roma fa voce, fa eco, fa politica anche all'epoca naturalmente. E questo territorio è fatto di un circuito murario conosciuto e sfruttato dall'antichità, dal VI, V secolo fino al Medioevo, quindi fino a tutta il XII, XIII secolo. Circuito murario più grande del Lazio meridionale, caratteristico proprio di questo luogo, ben più di 5 km di mura, e quasi tutti perfettamente conservati, visitabili e percorribili, con le porte maggiori di accesso, la Porta Saracena perché è quella più famosa e conosciuta, ma Porta Foca di una bellezza affascinante, Porta dell'Elcino, Porta Maggiore, ancora oggi centro principale del nostro centro storico, centro cittadino. Il sentiero 732, Via della Mola, un sentiero antichissimo, forse la prima stracciato stradale d'epoca romana che collegava il centro urbano con i territori a valle, e che nel Medioevo prende il nome proprio dal mulino costruito con la torre lì accanto Via della Mola, precisamente nel 1256, e adesso prende il nome. Strada che fu percorsa e fu per il tratto principale della città per arrivare a Segni fino al 1876. Ancora ci sono carteggi all'archivio di Stato di Roma che ci dicono continuamente che i cittadini di Segni erano incacchiati perché il comune, il buon governo non rifaceva il selciato di Via della Mola, e loro erano costretti a dirigersi a altre more vicino per macinare il grano, con grave danno del comune stesso, perché quella era comunale, dovevano far guadagnare invece le mole limitrofe. E quindi c'era tutto questo carteggio accorato, percorso che abbiamo insieme ad Amadeo Parenti, ex presidente della sezione CAI di Colleferro, relazionato, fatto numerose iniziative per dichiararlo poi sentiero storico, tutto in un progetto, perché già da lì a poco si sapeva che quel sentiero avrebbe portato il territorio a valle di Segni, Segni Colleferro, al Lago della Fontana, cosiddetto luogo della zona dove fin dall'antichità era nota per avere le sorgenti d'acqua, e dove è stato scoperto, valorizzato, studiato e riportato alla luce uno dei monumenti più eccezionali dell'epoca, il ninfeo di Quinto Muzio. Il ninfeo repubblicano, forse il prototipo dei ninfei, e per questo che l'architetto che l'ha realizzato l'ha scritto, ci ha messo la firma, come se avesse voluto depositare un copyright su questo bellissimo monumento. Quinto Muzio, che non era un architetto qualsiasi, ma era l'archistar del momento, cioè era l'architetto di Caio Mario. Lo sappiamo dai testi e dalle fonti, lo stesso architetto forse che ha realizzato il Tempio di Onus e Virtus a Roma e commissionato direttamente da Caio Mario.
non di meno la grandissima Acropoli, tutti i complessi, a partire dal Tempio che sappiamo ora essere dedicato a Giunone Moneta, un tempio ellenistico, anche quello, e maestoso, secondo soltanto per dimensioni al Tempio di Giove Capitolino a Roma, 47 metri, 45 metri per 27, pensate un po'. E poi retrostante al Tempio, quasi come una cerniera architettonica che la legava all'ultima terrazza, probabilmente che aveva scopi oracolari, questa grande vasca circolare, uno dei primissimi simboli di Opus Signinum. Che cos'è l'Opus Signinum? Descritto e tanto decantato da Vitruvio, non è altro, e anche questo le ricerche ultimissime del museo, portate anche avanti a Aix-en-Provence in tanti convegni internazionali, non è altro che un procedimento che sta ad indicare con questo nome modo di costruire cisterne alla maniera signina. Si chiama così perché le hanno impiegate per la prima volta a segni, forse primo esempio la vasca rettangolare, anche questa grandiosa, 37 metri per 12, alta 2 metri e mezzo, scavata nella località di Prato Felici, per giungere poi a Piazza Santa Maria, cuore attuale del centro storico, ma foro dell'antica città romana, piazza del mercato, della cattedrale, del palazzo, della comunità e del vescovo nel Medioevo. Questo sembra che possa bastare abbastanza per descrivere tutte le bellezze che poi incontrerete in questo trail dei Monti Lepini. Vi seguirò a piedi e non di corsa. Non sono allenata, sono allenata però a dire credeteci a questa identità culturale, perché la valorizzazione è vero che è preposta alle persone professionali qualificate, così dice l'articolo 112 del codice dei beni culturali, che quasi nessuno conosce, però è giusto che lo conosciate perché i beni culturali vanno anche rispettati in tutti i suoi aspetti. La valorizzazione va anche preposta ai comuni, le regioni, tutti gli altri enti locali, e deve garantire una qualità elevata. Non è un gioco la valorizzazione. Ci riempiamo spesso la bocca di valorizzazione, ma la valorizzazione si va anche attraverso delle azioni condivise, comunitarie e consapevoli. Quindi grazie della condivisione dell'associazione atletica Segni Colleferro, grazie della condivisione del comune di Segni e grazie alla condivisione di quanti partecipano, quanti ci credono e soprattutto quanti collaborano. Grazie.